tutto il lavoro che si sta a fare anche contro il decreto sicurezza, perché punta esattamente a ridurre ai minimi termini tutti quei soggetti sociali che oggi potrebbero ripartire e essere, cioè, il volano della nuova fase, della nuova epoca, capito? Come non possiamo pensare di non avere ragione o di essere stati sfortunati, è evidente che dovremo interrogarci sulle ragioni di questa sconfitta, che fanno male le sconfitte, però dalla sconfitta ci si può camminare verso una possibile ripresa. Torna a parlare in pubblico Barbara Balzerani, l'ex dirigente delle Brigate Rosse mai pentita, condannata a 6 ergastoli e libera dal 2011. Parla a Roma, davanti al nuovo Cinema Palazzo, il centro sociale occupato nel quartiere San Lorenzo, dove tra aperitivi e musica elogia il conflitto come strumento necessario per fare la storia. Se rinuncia all'idea del conflitto non c'è manco storia, non c'è niente, c'è il deserto totale perché la storia fa il conflitto. Con l'ex BR c'è Nunzio Derme, un passato in Rifondazione Comunista e leader del Movimento delle Occupazioni. Sono onorato di stare qui al Cinema Palazzo insieme a Barbara, sono innanzitutto onorato che c'erano i compagni, che i miei compagni e le mie compagne arrivano in giro, perché quando siamo che arcirati mi pensavo che questi ne uscivano più, ha capito? Perché senza memoria non c'è futuro, regà. Così commenta in particolare la storia di Barbara Balzerani. Lei ha visto, diciamo, si è vissuta la fase, oddio, più bella, però dopo ha pagata tutta, insomma, perché te sei pure divertita, però no, hai pure, no? E poi la paghi, perché poi arriva il sardo, arriva il conto. Dal 1974 al 2003 sarebbero 84 gli omicidi commessi dalle Brigate Rosse. Dirigenti d'azienda, uomini delle forze dell'ordine, magistrati, politici. Un orrore che nel racconto dei compagni diventa memoria da tutelare. Ringrazio i compagni che hanno organizzato questa cosa bellissima, perché tocca trovare pure il modo per declinare e ricostruire una memoria collettiva che ci appartiene. E sottolinea la giovane età dei componenti del comando di Via Fani. Forse il più grosso che ha fatto Moro c'ha 32 anni, 33. Cioè, immaginatevi voi, cioè, il livello più alto di una direzione politica dell'organizzazione rivoluzionaria che ha fatto cagare sotto il capitalismo italiano e il capitalismo europeo, e il più grosso c'ha 33 anni. La parola d'ordine è tornare alle origini e individuare, anche tra migranti, sembra dire, chi potrebbe raccogliere il testimone e diventare erede della rivoluzione. Cioè, noi dovremmo ritornare a origini. Anche il tipo di società, non è che basta socializzare, nazionalizzare i mezzi di produzione, conquistare il potere politico e amo risorto. Tutto il lavoro che si sta a fare anche contro il decreto sicurezza, perché punta esattamente a ridurre ai minimi termini tutti quei soggetti sociali che oggi potrebbero ripartire e essere, cioè, il volano della nuova fase, della nuova epoca, capito?